Sera a tutti, benvenuti alla decima puntata di Labyrinth, il podcast sulla guerra al terrorismo che racconta appunto gli eventi dal 2001 a oggi, eh, comunque almeno fino a pochi mesi fa, eh, utilizzando il Wargame Labyrinth della GMT Games come base, come linea guida. Nelle scorse puntate ci siamo, non dico preso una pausa, però sicuramente siamo avanzati abbastanza lentamente. Le ultime due puntate in particolare sono state ciascuna su una sola carta e quindi su un solo elemento del gioco eh, perché abbiamo dovuto un po' introdurre e porre dei punti fermi dato che con la nostra narrazione eravamo arrivati ve lo ricorderete al 2003 all'invasione dell'Iraq e questo aveva aperto tutta una serie di questioni sulla complessità del Medio Oriente in generale e sulla complessità del mondo islamico in particolare e abbiamo quindi Passato un po' di tempo a parlare della differenza tra sciiti e sunniti, come è nata e come si è sviluppata, dando anche qualche punto chiave, qualche aspetto chiave della differenza tra le due confessioni dell'Islam. E eh, successivamente abbiamo parlato del mondo sunnita, eh, cercando di capire quale potesse essere la relazione tra Islam e terrorismo. Abbiamo visto che insomma non è poi tutto come. Spesso ce lo immaginiamo. Ecco, proseguiamo a questo punto il nostro racconto e anche il nostro gioco, ehm, arrivando sostanzialmente, eh, poiché il turno era, era finito, arrivando sostanzialmente al 2004. Ehm, è particolare, diciamo, quello che stiamo per raccontare, eh, non tanto perché ci siano eventi particolarmente eclatanti, ma perché di fatto. Eh, si passa da una situazione in cui apparentemente gli Stati Uniti credevano di aver risolto tante cose eliminando Saddam Hussein, in realtà si sta andando progressivamente verso una situazione sempre più disastrosa. L'anno terribile sarà il 2006, quindi ancora non ci siamo, eh, ma stiamo andando in quella direzione e le cose diventeranno sempre più difficili in Iraq. E anche in Afghanistan. Eh, tanto che detto molto onestamente, per com'è eh, anche la situazione a livello di gioco per chi mi ha seguito, eh, dove abbiamo ci siamo avvicinati abbastanza alla situazione storica, anche se abbiamo mantenuto poi anche una certa libertà, perché non era così necessario essere così aderenti al, alla storia nel gioco. Anche per far vedere quali aspetti alternativi potevano essere esplorati con, con appunto il Wargame stesso. Um, va detto però che sostanzialmente per gli eventi che nel gioco sono rappresentati, eh, per quello che riguarda il 2004, beh, in un certo senso, uh, se dovessi giocare per vincere, e quindi senza badare troppo alla storicità di quello che faccio, beh, probabilmente per gli Stati Uniti ci sarebbe davvero poco da fare. Um, Situazioni in cui le loro risorse sono stirate al massimo, sono. Eh, oramai al punto di rottura e tanti eventi che in realtà giocano soprattutto a favore proprio eh, degli jihadisti. In realtà però eh, non solo, non ho intenzione di chiudere a breve il podcast facendo finire la partita, anzi, utilizzo una regola opzionale per la quale, anche se uno dei due giocatori, raggiunge una delle sue. Condizioni di vittoria, però il gioco continua comunque fino alla fine di tutte le carte in modo da vedere tutti gli eventi, poter narrare tutta la storia. Ma al tempo stesso c'è anche da dire un'altra cosa eh, che un po' vi avevo accennato già nella primissima. Puntata quando ho fatto l'introduzione, se c'è una cosa che questo gioco non rappresenta benissimo è la situazione dell'organizzazione della leadership jihadista. Il giocatore jihadista nel gioco ha un controllo quasi totale sulle proprie. Sulle proprie forze e quindi può esercitare anche una coordinazione molto forte sulle azioni jihadiste su tutta la mappa e quindi su gran parte del mondo. Eh, ecco, nella realtà, fortunatamente non è così: il mondo jihadista è molto frammentario e anche gruppi che nominalmente dovrebbero essere alleati o legati eh, spesso poi hanno obiettivi differenti, non si coordinano, non sempre collaborano, non sempre i sottoposti obbediscono ai superiori, soprattutto quando questi sono molto lontani. Ci sono gruppi che si dividono, gruppi che si uniscono, cambiano un po' bandiera eh, e a volte anche gruppi molto rilevanti in alcune parti del mondo. Eh, in realtà, però, poi non riescono ad avere una grande influenza al di fuori del loro, dei loro confini e questo ne riduce, per fortuna, gli effetti a livello globale. Ecco, nel gioco questo non c'è. Da un lato è una questione di bilanciamento anche per renderlo più semplice, eh, dall'altro è ovvio che il giocatore jihadista nel gioco può sicuramente coordinare le proprie azioni in maniera maggiore. Ecco, nella realtà per fortuna non è stato così e questo è anche uno dei motivi e una delle chiavi di lettura che dobbiamo utilizzare per capire il perché una situazione che davvero era progressivamente sempre più disastrosa sul campo in realtà non ha provocato chissà quali effetti diciamo a livello globale, ne ha avuti ovviamente di molto importanti, li vedremo perché il Medio Oriente anche a causa di quegli eventi è ancora tutt'oggi un vero caos, eh, però diciamo che potremmo dire nella vita reale la partita non è finita e eh, questo va anche detto perché ricordiamoci sempre che questo è un gioco e quindi ha un inizio ma soprattutto ha una fine, c'è un momento in cui si può dire che uno degli attori ha vinto e quindi la partita si chiude un po' come un film con i titoli di coda. Ecco, nella realtà non c'è mai una vera fine, ovviamente. Ricordiamoci: c'è sempre un giorno dopo, e poi un giorno ancora successivo, e uno ancora successivo, e così via. Eh, cioè, una situazione anche negativa può comunque poi successivamente evolvere in maniera positiva se cambiano delle condizioni, o viceversa. Una situazione positiva può comunque se le condizioni. Che la reggono non vengono mantenute può trasformarsi in una negativa. È un po' la parabola dell'Iraq: eh, situazione via via sempre più disastrosa, poi si è trovata una soluzione, poi di nuovo precipitata e adesso si sta costruendo forse un nuovo equilibrio. Quindi, eh, sotto questo punto di vista, sicuramente giocare tutti gli eventi fino ai giorni nostri ci aiuta meglio a comprendere come. Mm? Le situazioni anche disastrose in realtà però non si sono bloccate ma sono evolute in positivo in alcuni casi in negativo eh, in altri ed è questa una appunto delle dinamiche eh, che vedremo ora eh, tornando eh, alla, al gioco prima di continuare la narrazione eh, avevamo finito il nostro eh, ultimo turno ovviamente come sempre succede quando finisce il turno Bisogna eh, fare qualche breve passaggio di fine del turno, in particolare il funding del giocatore jihadista cala di 1%, passa da 8 a 7 ancora, comunque al massimo. Il prestigio statunitense può calare se ci sono eh, degli pa dei paesi sotto controllo islamico, non ce n'è nessuno, quindi in questo caso questo non si applica. Eh, il prestigio statunitense può aumentare, al contrario se eh, le relazioni, diciamo la posizione eh, del mondo è uguale a quella degli Stati Uniti ed è a livello 3, ma questo non è il caso perché siamo a livello 1. Eh, le riserve, eh, il computo delle riserve che servono per aumentare il valore delle carte, viene posto a 0, lo erano già, e infine si gira il segnalino di cambio di regime, in questo caso quello che era in Iraq, dal lato. Verde al lato, lato, eh, lato marrone, a indicare che dal prossimo turno, se la partita finisce, quello appunto non conterà più come, eh, come paese, paese islamico. Ora, ehm, poiché adesso possiamo effettivamente eh, tornare alla, alla narrazione, ovvero, o meglio a girare a considerare la narrazione in relazione alle carte che vengono giocate tocca nuovamente al giocatore jihadista. E il giocatore jihadista gioca due carte che in realtà ci rappresentano bene proprio come stava evolvendo in negativo per l'Occidente la situazione. Eh, sono carte piuttosto importanti e che vediamo subito. La prima carta è la carta Talebani. Beh, noi avevamo lasciato... Eh, Soprattutto a livello narrativo, eh, l'Afghanistan come un paese dove sì, la minaccia dei talebani non era stata sconfitta, però tutto sommato gran parte del paese stava progressivamente guadagnando. Eh, diciamo una nuova faccia. Mm? Eh, L'invasione americana aveva portato di fatto alla creazione di un nuovo governo, eh, aveva portato all'eradicazione della presenza talebana da molte province del paese. C'erano state, lo abbiamo raccontato nelle prime puntate, dei tentativi anche di ehm, eh, distruggere il movimento talebano, addirittura catturare i suoi leader, tra cui Bin Laden, che però erano falliti questi tentativi erano falliti e in effetti proprio in questo un po' lo avevamo accennato c'è anche il diciamo così l'origine di un progressivo e successivo e progressivo deterioramento della situazione eh, un po' lo spiega anche il playbook quando lo descrive ma eh, insomma lo ricordiamo brevemente brevemente anche noi eh, il pakistan vicino e soprattutto le aree tribali le aree cosiddette fata nel nord-ovest del Pakistan, eh, forniscono una sorta di rifugio dove scappare davanti alle offensive eh, americane um, e del neocorricostituito neo eh, esercito afghano. Um, al tempo stesso, spesso è difficile comunque riuscire a inquadrare e trovare tutte le cellule jihadiste. Tenete presente che molti in alcuni mesi in realtà si trasformavano in contadini perché quella era comunque la loro occupazione e riprendevano le armi solo in certe stagioni, quindi era difficile anche riuscire a, a colpirli. Inoltre, generalmente la gestione americana. Della controinsurrezione, soprattutto nei primi anni, era abbastanza deficitaria. Era basata sull'utilizzo di una forza brutta che spesso creava più danni collaterali che danni reali al nemico e, di fatto, quindi, portava poi parte della popolazione a guardare davvero male sia il nuovo governo sia eh, quelli che comunque che erano visti ancora come come degli invasori e questo nonostante siano stati spesi eh, miliardi di dollari in aiuti, eh, sono stati utilizzati davvero decine di migliaia di soldati non solo da parte statunitense ma anche da parte, eh, da parte eh... Degli alleati. E in generale lo stesso governo, uh, governo afghano non è mai stato particolarmente forte, spesso prigioniero di lotte interne tra signori della guerra, eh, governatori che spesso erano più impegnati a costruirsi delle sorta di feudi personali, eccetera. Quindi, di fatto la struttura statale debole, una si combina una difficoltà nel trovare ed eliminare mh, i talebani. Eh, con un approccio probabilmente non corretto, soprattutto nei primi anni, per quello che riguarda la counterinsurgency, di fatto questo fa sì che la minaccia talebana non solo non si spenga, ma in realtà progressivamente aumenti, aumenti e diventi una vera spina nel fianco. Ora, per chi vuole analizzare meglio queste dinamiche a livello di gioco, sia come gioco ludico, sia come didattica ludica, consiglio ovviamente il gioco Edistant Plane un uh, gioco proprio sulla guerra in Afghanistan della serie Coin che sta appunto per Counter Insurgency, eh, sempre della GMT Games, davvero uh, probabilmente il miglior gioco sul tema per capire bene anche e soprattutto i rapporti tra le varie fazioni, tra coalizione, governo afghano, talebani, signori della guerra locali. Eh, davvero mh, davvero molto ben fatto, davvero molto interessante. A livello di eh, gioco questo diciamo così aumento della eh, della progressiva aumento della presenza talebana considerando che i talebani spesso riuscivano a compiere ogni anno delle loro offensive che diventeranno sempre più problematiche e sempre più difficili da fermare perché si combineranno anche con un progressivo eh, desiderio dell'opinione pubblica internazionale di non rimanere invischiati in Afghanistan anche se ricordiamoci che noi stiamo ora giocando il 2004, beh, oggi noi nella vita reale siamo nel 2020 e la guerra in Afghanistan ancora non è, eh, non è finita. La carta eh, ha degli effetti piuttosto pesanti, eh, fa piazzare un, ehm, un segnalino di eh, regime assediato in Afghanistan, fa mettere una cellula eh, in eh, Afghanistan e un'altra e quindi diventano due. Un'altra cellula viene messa in Pakistan, davvero ormai i jihadisti hanno quasi tutte le cellule in gioco e questo non è mai una buona notizia per gli Stati Uniti che perdono anche un punto di prestigio e vanno a 4, sono al punto più basso del diciamo della zona di prestigio eh, medio. La carta viene eh, scartata ma eh, i problemi per gli Stati Uniti non, non cessano perché oltre ai problemi in Afghanistan tenete presente che anche nel gioco eh, l'Afghanistan era qua stato quasi svuotato della presenza talebana ma eh, invece attualmente le cose sono peggiorate nuovamente giochiamo la carta al ambar la carta al ambar riprende un po' quello che io vi ho raccontato quando vi ho parlato eh, proprio di Iraq e in particolare dei problemi che sono nati quando l'amministrazione americana ha deciso di sostanzialmente estromettere gran parte della popolazione sunnita, eh, praticamente non solo dalle posizioni di potere, ma da quasi qualunque, eh, qualunque lavoro. Eh, che cos'è Al-Ambar? Al-Ambar è una delle province irachene, in particolare è una delle province più grosse, ed è nella zona eh, centro-occidentale del, del paese. Particolarmente occidentale del paese, ed è la provincia eh, in gran parte desertica, sparsamente popolata e anche più difficile da accedere. Di fatto, diventa una delle roccaforti della resistenza anti-americana e anche dello jihadismo, in una situazione che pro progressivamente vede quella parte di popolazione sunnita, eh, ex elementi del regime. E generalmente, persone che riprendono le armi perché escluse da tutto nel nuovo ordine che c'è eh, nel paese, che c'è in Iraq, e vede queste forze unirsi in alcuni casi, collaborare in altri, ma di fatto fare fronte comune con i gruppi terroristi sunniti che sono in quella, in quella zona. Eh, Nonostante gli Stati Uniti abbiano condotto molte operazioni nell'area, pensiamo anche ai combattimenti nella città di Fallujah eh, che sono stati molto, molto feroci, di fatto questa zona rimane una vera e propria roccaforte del terrorismo e dell'insurrezione. Lo diventerà finché a un certo punto arriverà qualcuno che capirà qual è la vera chiave per risolvere questa persona che ancora non vediamo. È il generale Petreus che capirà che bisogna cambiare alcuni eh, proprio approccio nell'affrontare l'insurrezione, ma anche nel come porsi con la popolazione. Popolazione, che ripeto, pur essendo spesso, pur facendo spesso un fronte quasi comune con i terroristi, in realtà la vede in maniera diversa. Abbiamo visto l'altra volta quanto sia complesso il mondo islamico e quanto sia complesso il mondo mediorientale. E sarà proprio lavorando su questa complessità, su queste differenze, che si troverà una soluzione. Siamo però nel 2004, e questa soluzione è ancora molto lontana. La carta Lambar rappresenta sostanzialmente questo: quindi, viene posta una cellula in Iraq, che è l'ultima cellula a disposizione degli jihadisti. Eh, davvero, gli Stati Uniti sono nei guai, ci sono ben sei cellule in Iraq in questo momento. Eh, ma non solo, questa carta rende difficile per gli Stati Uniti appunto eh, distruggere le cellule eh, irachene e le cellule terroriste in Iraq perché eh, ogni, ogni azione di Disrupt, quindi ogni operazione militare ne, uccide ne, ne, diciamo, ne coinvolge al massimo una sola cellula e non due, come al solito inoltre anche questa carta blocca l'utilizzo di carte come Bin Laden o Zawahiri, in realtà già bloccate dalla carta pakistana nel senso che appunto, l'esistenza di questa roccaforte difficile da penetrare e da riconquistare eh, da parte degli americani eh, fornisce ovviamente un santuario, eh, un rifugio sicuro per i leader, eh, leader jihadisti. La carta verrà bloccata appunto dal risveglio di Anbar, che sarà ciò che verrà causato proprio dalla nuova strategia eh, implementata dal generale Petreus. Questa carta... Ambar chiede di piazzare un segnalino, appunto, è una carta Mark and Remove, quindi piazziamo la carta, il segnalino Ambar vicino all'Iraq e rimuoviamo la carta dal gioco. Dopo questo inizio di turno particolarmente disastroso per gli americani, eh, tocca agli americani rispondere. Tenete presente che gli americani hanno iniziato con meno carte, perché mentre lo jihadista aveva funding al massimo e quindi potuto prendere 9 carte. Gli statunitensi sono in overstretch, hanno le loro risorse completamente stirate al massimo e quindi hanno potuto pescare solo sette carte. Se pensate che quando un giocatore non ha più carte, ma l'altro invece sì, eh, sostanzialmente, il giocatore senza carte rimane eh, da, senza poter fare più nulla capite perché in questa situazione per gli Stati Uniti la situazione sia davvero davvero difficile. Ci sono due esigenze probabilmente per gli Stati Uniti in questo modo. Da un lato tagliare il supporto e i finanziamenti ai terroristi, dall'altro cercare di fare piazza pulita dei terroristi sul terreno. Una strategia soprattutto nel gioco, ma in realtà anche narrativamente era un po' quello che era necessario fare. In questo caso, almeno all'inizio, gli statunitensi partono con eh, alcuni, ehm, alcune carte ehm, proprio che vanno a colpire il funding. La prima carta che viene utilizzata e che ci permette comunque di affrontare anche alcuni temi, e cioè di eh, lavorare su quello che abbiamo descritto l'ultima volta, partiamo con la carta Euro-Islam. Questa carta permette. Eh, di fare due cose, di scegliere la postura del Benelux che in realtà è già stata scelta, è già hard e rimarrà hard perché gli Stati Uniti sono hard, cioè sono duri contro il terrorismo. Il Benelux ha una posizione dura contro il terrorismo e quindi eh, è già a posto, ma soprattutto permette di ridurre il funding di uno se non ci sono. Eh, stati sotto governo islamico non ci sono e quindi lo possiamo fare. Quindi il funding jihadista passa da 7 a 6 diventa moderato. Eh, purtroppo, però, tutte le cellule sono già state giocate e quindi, di fatto, questo non riduce la quantità di eh, cellule che lo jihadista ha in campo. Che cosa significa Euro-Islam? Di cosa parla questa carta? Beh, eh, l'abbiamo detto la volta scorsa, parlando della complessità del mondo sunnita, mh, che beh, di Islam non ce n'è uno solo: e sarebbe sbagliato pensare che tutti gli islamici sunniti sono vicini alle posizioni del terrorismo, apprezzano il terrorismo. Anzi, in realtà, non è, non è assolutamente così. Non solo perché molti se lo vivono sulla loro pelle, ma anche là dove non lo vivono sulla propria pelle, ad esempio chi vive in Europa, in realtà non lo vive necessariamente in questo modo. Ehm, in realtà, però, questa carta solleva un, un dilemma, che è il dilemma che esisteva allora, esiste anche oggi, e cioè effettivamente come il mondo musulmano, ad esempio quello in Europa, vede il terrorismo. Ehm, non esiste una risposta univoca a questa domanda. Non esiste perché così come tanti sono gli islam, tante sono le, le posizioni delle persone. Ehm, questo è il periodo del 2004 in cui si fanno sentire voci come quella di Tariq Ramadan, eh, che eh, pubblica hm, libri e fa discorsi eh, che puntano verso una condanna del terrorismo e dell'estremismo e fanno conoscere un islam anche più moderato. Al tempo stesso c'è anche il caso dell'omicidio di un olandese che aveva fatto un film. Come ci ricorda il playbook io questo evento, onestamente non me lo ricordavo sul, sul come eh, vengono trattate le donne nel mondo, nel mondo islamico, cosa che poi ha provocato appunto purtroppo anche eh, una sorta di vendetta da parte di un fanatico che lo ha ucciso. Eh, questo duplice eh, e opposta, se volete, risposta rappresenta appunto il fatto, come vi dicevo, che non esiste una risposta univoca. Esiste. Una parte del mondo islamico che condanna fermamente il terrorismo esiste una parte del mondo islamico che lo guarda che in realtà non è che guardi con favore il terrorismo, il problema è che guarda con sfavore il mondo eh, occidentale o occidentalizzato, e questo in Europa è un problema nel momento in cui si apre un discorso vastissimo che riprenderemo più avanti comunque su quella che è l'integrazione eh, della popolazione in particolare quella immigrata non solo di prima generazione ma anche di seconda e di terza un discorso che in Europa, e a noi viene subito l'esempio italiano è stato affrontato in maniera estremamente stereotipata ed estremamente sbagliata partendo, diciamo, trattandolo tra due estremi che come sempre capita in questi casi, sono entrambi sbagliati da un lato chi è arrivato a dire che ovviamente non è possibile alcun tipo di integrazione, non esiste l'islam moderato, questo ovviamente sono tutte sciocchezze, eh, al tempo stesso chi dall'altro estremo è arrivato a dire eh, ma non esiste alcun problema e neanche questo è corretto perché in realtà eh, il problema in parte esiste ed è proprio riconoscendo e affrontando che esiste un problema che lo si può, eh, si può contribuire a risolverlo. Come dicevo, il problema fondamentale riguarda il la coesistenza e l'identità di una comunità islamica, spesso non necessariamente immigrata di prima generazione, magari di seconda, di terza o anche di più, che in alcuni casi bene si è integrata con il sistema europeo, in altri casi ha fatto fatica e nella difficoltà di trovare una propria identità, spesso ha provato a trovare questa identità identificandola in una religiosità più radicale, una che ovviamente diventa anche meno eh, tollerante. Non approfondisco ulteriormente questo elemento perché in realtà lo approfondiremo con altre, con altre case. Limitiamoci a vedere che in realtà, non tu, come questa carta, che è una carta favorevole allo statunitense, vuole sottolineare, teniamo presente che in Europa e non solo in Europa. Gran parte della comunità islamica in realtà non guarda con benevolenza al terrorismo, tutt'altro lo condanna, lo condanna fortemente e spesso gli eventi estremi, inclusa ad esempio l'uccisione di questo eh, di quest olandese e altri casi, in realtà hanno fatto alzare la voce anche a una comunità islamica che spesso o per paura o per altri motivi è rimasta un po' silente, in realtà nonostante quello che si dice spesso ma loro non condannano mai, no, in realtà... Le condanne ci sono state, sono state anche molto forti, non sempre sono state correttamente riportate dai nostri media, che spesso hanno subito appunto una discussione di questi temi eh, un po' troppo stereotipata, spesso per motivazioni politiche. Questa carta va rimossa dal gioco, vi ho detto, è un tema molto vasto, lo riaffronteremo parecchie volte perché va a toccare elementi che torneranno spesso. In questo gioco ed è necessario capirlo bene, altrimenti non si capisce il perché esistano certe carte, perché certe cose siano modellate in un certo modo. Come seconda carta, nuovamente gli Stati Uniti vogliono provare a continuare a eh, lavorare contro, contro il, eh, il supporto, il, il, diciamo, i fondi, il finanziamento al terrorismo. Giocano la carta Ijab. La carta di Jab è anche questa una carta evento eh, favorevole allo statunitense. La carta numero 35. L'Ijab è una delle forme di velo islamico è quello che di fatto non copre il volto, copre solo i capelli, eh, le spalle. e Di fatto, quindi vede la donna avere il viso scoperto, anche se tutto il resto di fatto viene, eh, viene coperto, e questa carta sottolinea il fatto eh, e apre un discorso in realtà abbastanza complesso. Sull'espressione, la carta dice espressione pacifica, dei diritti musulmani. Anche qui eh, tratta un, un, un elemento che nei nostri paesi e non solo in Italia è stato trattato sempre in maniera troppo stereotipata e non ha contribuito quindi a comprendere eh, la vera eh, natura della questione. Di fatto, la carta si riferisce a un evento che è successo in Francia, quando eh, l'indossare il velo è stato proibito. Nelle scuole pubbliche, eh, tuttavia, eh, se da un lato per certi eventi era comprensibile, soprattutto se pensiamo al, ad esempio a altre forme di vele come il niqab che copre tutto il viso tranne gli occhi e quindi pone anche un problema di sicurezza, mh, perché comunque permette di eh, coprire gran parte del volto e quindi le proprie generalità, al tempo stesso ritorniamo a un'altra domanda, nella lotta al terrorismo vale tutto e qualcuno può dire beh cosa c'entra il velo il velo è una sorta di eh, obbligo che peraltro va contro i diritti delle donne ecco anche questo non è per nulla banale perché ad esempio eh, il problema del velo nel mondo islamico è ben più complesso eh, è un problema è una costruzione là dove c'è un obbligo di utilizzarlo pensiamo ai paesi islamici pensiamo allo stesso Iran eh, nei paesi europei eh, dipende molto, eh, perché non tutte le donne si sentono obbligate a portare il velo, ma magari lo portano. Pensiamo ad esempio in Italia, ad esempio di Sumayya Abdelkader, che è un, eh, nel Consiglio Comunale di Milano, eh, islamica moderata, eh, coltissima, peraltro, eh, che porta il velo per scelta. Lo ha spiegato molte volte, con lei molte persone che conosce, ha lasciato libertà alle sue figlie, se portarlo o no, una delle sue figlie non porta il velo, per esempio, e non c'è nessun problema per lei. Eh, al tempo stesso sappiamo bene che non tutti i casi sono come questo, ci sono ragazze che sono costrette, ad esempio, dai propri genitori a portare il velo. Allora il punto è, <coughs> scusatemi, eh, come permettere che chi vuole portare il velo come legittima espressione della propria religiosità possa farlo, come permettere a chi non lo vuole portare di non essere obbligato a farlo. Ovviamente qui si parla della, uh, dei paesi, dei paesi, um, uh, dei paesi uh, uh, europei, ma anche in alcuni paesi islamici questo ha portato a un dibattito molto forte. Pensiamo alla Turbia. Alla Turchia originariamente, fino ai tempi di Ataturk, c'era proprio una proibizione nel portare il velo, con parte della popolazione che in realtà chiedeva di poterlo portare. Eh, poi c'è stato, quando Erdogan ha preso il potere, di fatto questa regola è stata rilassata, eh, poi è stata reintrodotta, insomma il dibattito è aperto. E poiché il portare il velo è consideriamo ovviamente che sia errato, sia un obbligo. Ma è anche un diritto se uno vuole farlo, eh, ovviamente la soluzione non è, eh, non è facile. Non è facile, soprattutto quando, come in Italia di nuovo, e non solo in Italia ma in molti paesi europei, il discorso si è sempre ridotto a un eh, velo no perché è un obbligo e quindi devi togliertelo sempre, e comunque, e se lo porti sei per forza schiava. Ecco, non è sempre necessariamente così. Quindi di nuovo un discorso particolarmente complesso, dove ovviamente il velo può essere è espressione di una serie di, di. un dibattito nel mondo islamico stesso su quali regole siano eh, eccessive e quali possano essere invece una eh, semplice e legittima espressione dei propri, della propria religiosità. Tenete presente che eh, la questione del velo è molto complessa anche perché si interseca un aspetto che di solito noi non consideriamo molto cioè che il velo non è solo un aspetto puramente religioso in molte culture in realtà conta molto di più l'aspetto della tradizione, ad esempio quello, quella tribale, pensiamo ad esempio allo Yemen, cioè l'obbligo del velo deriva non tanto da aspetti puramente religiosi ma soprattutto da tradizioni tipo culturale e questo lo rende una questione molto diversa cioè in realtà l'obbligo non è religioso ma è culturale ed è per questo eh, che a volte è difficile anche eliminarlo perché ehm, ovviamente c'è una, eh, una, eh, una doppia problematica non solo questione religiosa ma proprio una questione culturale quindi un qualcosa di più profondo ehm, al tempo stesso esistono paesi, ve lo dico solo come curiosità, come l'Iran, eh, dove per esempio se stai lontano dalle città eh, sacre, eh, le donne si portano il velo, eh, ma di fatto aggirano, sono anche brave ad aggirare le regole eh, laddove possono, per quanto la situazione femminile in Iran non sia per nulla facile. Però ad esempio in Iran le donne spesso portano un velo che non copre totalmente i capelli. E. Peraltro anche sull'abbigliamento eh, spesso indossano, molte ragazze eh, indossano ad esempio leggings e eh, vestiti che danno effetto minigonna, nominalmente sono coperte da collo a caviglie, ma l'effetto vi assicuro non è assolutamente eh, morigerato ed è comunque tutto sommato tollerato. Per dire che quindi la questione è abbastanza complessa in una situazione comunque che per la donna ricordiamoci è particolarmente complicata e difficile in tanti in tanti tanti casi comunque la carta vi ripeto vuole sollevare ancora una volta la questione del complesso eh, dibattito nel mondo islamico su questi temi questa carta in particolare mh, tratta proprio l'elemento turco quindi chiede di testare la Turchia migliora la sua governance di un livello, la Turchia è, eh, la è pur. può aumentare la sua, eh, la sua governance che quindi eh, diventa eh, fair equa, mm? posso scegliere la postura della Francia, che prima era soft, ma appunto la facciamo diventare hard. Questo migliora, porta addirittura a 3. Il, il mondo, controllerò bene perché, mh, rifarò i conti dopo perché non sono così sicuro, anche se eh, dovrebbe essere così, comunque vedrò, in ogni caso e soprattutto toglie due funding, il funding sciadista passa da 6 a 4 e effettivamente sta raggiungendo livelli piuttosto bassi, la carta viene eh, rimossa Bene, um, manca ancora qualche eh, minuto, c'è tempo ancora per giocare una... almeno una carta. E eh, utilizzo come carta la carta IEDs Improvised Explosive Devices, IED in italiano, eh, ovvero eh, quelle sorta di. Eh, diciamo ordigni, esplosivi che spesso purtroppo i terroristi mettono ai lati delle strade per far esplodere i veicoli quando passano e che sono dimostrati particolarmente letali non solo in Afghanistan ma soprattutto in Iraq e eh, che hanno portato anche a varie evoluzioni dei veicoli militari. Eh, in maniera sempre più corazzata perché potessero resistere a questi, a questi ordigni, di fatto sono state una delle armi più letali che gli jihadisti hanno utilizzato contro le forze armate eh, americane ora noi non lo giocheremo come evento lo giocheremo come attentato e infatti lo mettiamo come primo plot, anche se è una carta poi in realtà eh, islamica quindi comunque l'evento non si gioca ehm, e Piazziamo un attentato, proviamo a piazzare un attentato proprio in Iraq. Bisogna tirare. Ricordate che ho un dato da 6 sotto la governance che è 2, eh, in realtà ho fatto 6, quindi il tentativo fallisce. E come vi dicevo, queste, queste, questi tipi di armi saranno un vero spina nel fianco uh, degli, eh, delle truppe americane. E continuano ad essere una spina nel fianco, eh, anche se sicuramente dopo tanti anni di conflitto, in realtà progressivamente poi eh, si sono trovate varie soluzioni per evitarlo. E in realtà quello che si sta vedendo è che. Um, così come è una sorta di gatto col, che gioca col topo, ovvero a ogni risposta viene creata una controrisposta per cui ad esempio l'ultima, ahimè, pericolosa frontiera degli, eh, degli ordini esplosivi improvvisati è ad esempio l'utilizzo di droni per trasportarli. E non è ancora una pratica iper diffusa, ma in varie parti esiste. Questo perché rende più facile trasportarli sull'obiettivo ed essendo poi esplosive sono, non, non è necessario mirare particolarmente, particolarmente bene eh, però questo in realtà l'utilizzo di droni avverrà solo nei diciamo pochi anni fa quindi in termini di gioco siamo nel 2004 ancora non, non ci sono ehm, come seconda eh, carta jihadista eh, gli jihadisti provano a mettere una nuova eh, un'altra eh, Carta, vediamo, 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 che è, eh, vediamo, se ho tempo, se sì, ho ancora qualche minuto, che è la carta Abu Ghraib. Abu Ghraib è una carta molto importante, Abu Ghraib è una prigione che sta nel sud dell'Iraq, ed è una prigione dove vennero messi alcuni, eh, parecchi in realtà, eh, prigionieri, Iracheni, in particolare ex membri del regime, eh, jihadisti catturati. Eh, il problema è che questa base è diventata tristemente famosa quando sono stati fuori dei video e delle immagini di soldati americani, di guardie americane che torturavano i prigionieri. Questo, ovviamente, ha creato un grossissimo scandalo, eh, una grossa impressione sia nel mondo occidentale sia nel mondo islamico, perché, ovviamente, ha distrutto l'immagine degli Stati Uniti di. Uh, Diciamo così, di persone che potremmo dire proprio ehm, li ha fatti passare dalla parte del torto, ammesso che potesse essere definibile un ragione o torto in una questione del genere, in generale in un conflitto del genere, di fatto, però, ha molto colpito l'opinione pubblica, non solo quella occidentale, ma anche quella musulmana, eh, e è stato anche uno degli elementi. Che ha favorito anche il, recluta il reclutamento in, eh, in, um, di jihadisti in giro, in giro per il mondo. Ovviamente è sempre difficile valutare come questi eventi davvero eh, portino bastino a portare una persona dal lato del terrorismo. Sicuramente, eh, per chi è borderline, eventi come questo possono essere la spinta finale per farti completare un, verso di un certo percorso verso eh, il terrorismo in generale è uno dei tanti scandali eh, che portano eh, diciamo che indicano anche come le stesse forze armate americane non fossero assolutamente adatte a gestire una situazione di post conflitto perché non addestrate perché non formate a questo tipo di compiti e laddove ci sono stati problemi anche di, eh, di stress sulle sui stessi combattenti, di fatto, poi questi eccessi sono diventati più comuni. Ovviamente, questa, teniamo presente che il caso di Abu Ghraib è stato davvero eclatante, ma non era di certo la regola, quindi non è che ogni singola situazione fosse come Abu Ghraib, sicuramente è stata la prova di eh, notevoli problemi nella gestione post-conflitto dell'Iraq, ed è quindi l'ennesimo caso di situazione problematica. Si può giocare in uno paese paesi. Eh, che ha un, cambio, un segnalino di cambio di regime e ha delle cellule nemiche, va bene sia l'Iraq sia l'Afghanistan. Ehm, quindi, c'è eh, sì, il giocatore sciadista, pescherà due carte, lo farò e eh, fa cadere di due il prestigio americano, che cade davvero, va da 4 a 2 è quasi al minimo. E questo è molto realistico se pensiamo a quello che stava accadendo proprio in quegli anni. E un alleato diventa normale paradossalmente probabilmente diventa neutrale paradossalmente a mio avviso il posto migliore dove farlo avvenire è proprio eh, l'Iraq, che diventa scusate ecco qua rimane eco ma eh, diventa neutrale la carta viene rimossa e visto che oramai il tempo sta per finire io mi fermo sostanzialmente qui eh, quello che abbiamo visto questa volta lo ripeto perché è molto importante si lega molto a quello che abbiamo visto nelle puntate scorse eh, una situazione americana particolarmente difficile che continua a peggiorare eh, un'opinione pubblica che inizia a capire i tanti problemi di questa situazione, un'immagine americana causata da una estrema difficoltà e incapacità di gestire la situazione post-conflitto, intendendo come conflitto la parte convenzionale di conflitto con l'Iraq, quindi la parte in cui l'esercito iracheno è stato distrutto e eh, il regime di Saddam Hussein è eh, caduto. Eh, che è problematica, è assolutamente, è una situazione assolutamente problematica, l'esercito americano non è in grado di eh, compiere, mh, insomma, di risolvere la situazione, non appare in grado di risolvere la situazione, eh, non è addestrato per farlo, non ha attualmente la forma mentis per farlo, eh, e in Europa però inizia a vedersi come, più chiaramente, che l'Islam, come abbiamo visto, è, e non solo in Europa, ma anche in Medio Oriente: che l'Islam non è un monolite ha molte anime. Se c'è da un lato chi si avvicina alle posizioni terroriste o fa causa comune: situazione nell'ambar, ci sono anche situazioni all'estero dove in realtà si nota una reazione molto forte contro l'estremismo e al tempo stesso un dibattito continuo. Su cosa sia legittimo fare e cosa no ehm, nell'Islam, che ovviamente significa quanto sia legittimato dalla religione il terrorismo, o in realtà quanto non sia legittimato a dispetto di quello che dicono i terroristi stessi. Temi complessi, temi davvero sfidanti da affrontare, continueremo a farlo con questo podcast. Grazie a tutti per davvero il grande appoggio che mi date, grandi complimenti, e chiudiamo con la sigla.